Salve a tutti di Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina, Cucinando per Caso e per Passione. Oggi ci dedichiamo ad un dolce delle feste. Vi lascio come al solito agli ingredienti e poi incominciamo la preparazione. Per le nostre stelle alle mele e marmellata di mandarino ci serviranno 70 g di farina 00, 30 g di fecola di patate, un uovo, 45 g di olio di girasole, 70 g di zucchero, 5 g di lievito per dolci, un pizzico di vaniglia, una mela grattugiata, devono essere 60 g, già puliti ovviamente. Invece per la nostra marmellata veloce di mandarino ci serviranno 200 g di polpa al vivo, 75 g di zucchero semolato. Se vi piacciono potete aggiungere anche 15 g di scorzette di mandarino, poi vi faccio vedere come sbianchirle, un pizzico di vaniglia e un cucchiaio e mezzo di acqua. Puliamo i nostri mandarini, leviamo la buccia, se vi piace vi ho detto conservatene un 15 g poi per poterla mettere all'interno e puliamo il nostro mandarino al vivo, cioè leviamo tutte le parti bianche, mi raccomando pulitelo bene, se no assumerà un gusto un po' amaro. Conservate anche il succo che uscirà durante il vostro lavoro. Ci sbianchiamo le nostre scorzette di mandarino, è facile, non è niente di complicato. Noi mettiamo le nostre scorzette in acqua bollente, facciamo ritornare il bollore un minuto, le leviamo, le scoliamo, buttiamo l'acqua, ripetiamo questo per 3 volte. Ho messo polpa e succo del mandarino nella mia pentola antiaderente o in acciaio e mettiamo lo zucchero, l'acqua e incominciamo a far cuocere a fuoco medio. Deve diventare bella asciutta. Aggiungiamo anche la vaniglia. Adesso prendiamo la nostra marmellata e la frulliamo con il nostro frullatore a immersione. Incominciamo a frullare il nostro uovo con lo zucchero semolato. Se avete una planetaria e la vostra quantità chiaramente è maggiore, potete usare tranquillamente la foglia e andare avanti così. Una volta che il nostro uovo è bello schiumoso, aggiungiamo a filo il nostro olio. Ora che il nostro uovo, lo zucchero e olio sono ben amalgamati e schiumosi, possiamo aggiungere le nostre farine, il lievito e la vaniglia. Setacciamo tutto. Ora che l'impasto è pronto, possiamo unire i 60 g di mela grattugiata. E adesso lo mettiamo negli stampini imburrati e infarinati. Incominciamo a riempire. Mettiamo un cucchiaio del nostro composto, mettiamo la marmellata e poi richiudiamo con altro impasto. Non arrivate fino sopra perché cresceranno. Inforniamo 180 gradi per circa 20 minuti. Una volta cotte io le ho sformate, le ho messe su gratella e le ho fatte raffreddare. Poi le ho spolverizzate con lo zucchero a velo e le ho messe nel mio vassoio. Buon dessert